Una storia ad alta quota e che potrebbe decollare anche come avvincente trama di un film tra scienze e avventure. Il titolo del best seller? Il parlamentare, il garibaldino, l'imprenditore volante, visto la carriera politica, ma anche le origini e l'estro del poliedrico protagonista. Riscoperto grazie ad alcuni studi, assaggio storia del viaggio e turismo in Italia di Andrea Gialardi, Federico Capone di Altavilla Irpina, come leggiamo dalla rivista Modellismo Italiano, fu pioniere dell'aviazione volando oltre il primato di Enrico Forlanini, che come noto nel 1878 riuscì a far volare per pochi istanti un prototipo di elicottero. Ancor prima di Forlanini, infatti, il 26enne Capone progettò e realizzò con il meccanico napoletano De Palma una macchina aerea per lo studio della proprietà dell'aria. Nel 1875, intuendo per primo le potenzialità del volo con mezzi più pesanti dell'aria e abbandonando pertanto gli studi dell'aerostatico, mise a punto una macchina di traslazione aerea dei corpi denominata Voliero nel 1890. Un aeroplano ad alette rotanti in senso orizzontale, battezzato Aeriero nel 1900. È un aeromobile che prese il nome di Aquilotto, con elica anteriore ed eliche mediane, oltre a due ali portatili munito di paracadute pronto a sganciarsi assieme al sediolino del pilota in caso di necessità. Autore di alcuni testi sull'aviazione, Capone inviò anche un invito ufficiale a Maria Montessori affinché visionasse le sue scoperte ad Altavilla e le rendesse note. Capone conseguì anche brevetti di volo tra l'altro in Venezuela e Argentina e per i suoi meriti venne insignito di medaglia di benemerenza all'esposizione generale di Parigi, oltre che ricordato recentemente dal Times di Londra in un articolo intitolato Lo scienziato di Altavilla Irpina. Nella teca installata presso il museo al primo piano del municipio di Altavilla Irpina ci sono documenti e immagini dedicate a Federico Capone, un giovane geniale diventato ricco grazie alla scoperta del padre dei giacimenti di zolfo, a soli 21 anni amministratore dell'azienda di famiglia, appassionato di aviazione e donne, visto che ebbe ben 17 figli. In sottofondo, ad accompagnarci sulle del lungo volo di Federico, le note di un valzer di Mario Romagnoli, compositore musicista, autore della Luna Mezzo Mare, anche lui di Altavilla. Anche la sua storia, raccontata nel Museo degli Altavillesi, dove svetta la figura di Giovanni Feola, un mito del motociclismo italiano, vittima di una tragica e ancora misteriosa morte.